nome Moacir Bastos vi dice niente? Tornate con la memoria a gennaio 99. Venezia-Bari, squadre sull'1-1. Un brasiliano segna e quasi lo aggrediscono. Chi era? All'anagrafe Moacir Bastos, per tutti solamente Tuta. La sua somiglianza innaturale con il leggendario Aristoteles dell'allenatore nel pallone e una foto con la gamba ingessata lo accompagnarono in Italia nell'ottobre del 98, quando a prenderlo dall'Atletico Paranense fu il Venezia di Novellino e Recoba. Nel curriculum un misero numero 3, alla voce gol in Serie A, con l'ultimo però entra nella storia. Segna di testa in uno scontro salvezza contro il Bari. A festeggiare però è misteriosamente il solo, completamente ignorato dai compagni che magari speravano nella nebbia di quel pomeriggio per nascondere le mani tra i capelli, mentre in campo era quasi scoppiata una rissa. Maniero mi disse che non dovevo segnare, che era meglio che la partita finisse 1-1, confessò Tuta sgomento. Senza quel gol, raccontò poi anni dopo, sarei rimasto in Italia tutta la vita. A sentir lui lo voleva addirittura la Juventus. Erano venuti a vedermi, ma Novellino non mi fece giocare. Così Moggi s'era dovuto accontentare di un certo Henry. E il povero Tuta di rifare le valigie. Bahia, Flamengo, Palmeiras, Dinamo Kiev. Oggi, a 41 anni, e dopo aver passato una notte in galera per non aver pagato gli alimenti all'ex moglie, il sosia di Aristoteles gioca ancora nel Beltrao, campionato paranense. Ma non si è ancora scordato la nebbia di Venezia.